Buonasera, benvenuti ancora una volta a Oval. Eh, anche oggi abbiamo un personaggio molto interessante che ci racconterà cose che probabilmente non avete mai ascoltato da nessuna parte e sono sorprendenti riguardo alla nostra storia e anche riguardo l'attualità. Eh, vi presento, lui è l'ex magistrato Carlo Palermo ed è, eh, ha avuto una vita molto avventurosa, che diciamo purtroppo in un certo senso, perché molti magistrati non ce l'hanno come la sua. Eh, lui era giudice, giudice istruttore a Trento, indagava, eh, improvvisamente ha incominciato a indagare sul traffico di droga e di armi internazionale, ha scoperto delle cose a livello mondiale che riguardavano l'Italia, gli Stati Uniti, l'Iraq e così via, eh, cosa facevano i servizi segreti in maniera occulta, tutti i traffici che facevano. E poi improvvisamente a, in Sicilia muore, viene assassinato il giudice eh, Ciaccio Montalto. E, eh, nel quel... 1983 il gennaio, ecco, e a quel punto, lui, visto che eh, questi traffici passavano per la Sicilia, chiede il trasferimento in Sicilia al posto suo nel 1984 eh, eh, viene, eh, viene trasferito e incomincia a indagare. Dopodiché, eh, in, nella mattina del 2 aprile 85, mentre passava eh, dalle parti. Eh, di Pizzolungo in provincia di Trapani eh, e mentre la sua auto stava superando un'altra automobile, un'auto che stava sul ciglio della strada esplode, Un'autobomba eh, in questo at terrificante attentato, come ne abbiamo visti altri con Falcone e Borsellino, in questo terrificante attentato lui riesce a salvarsi, miracolosamente, ovviamente mh, finisce in ospedale. Devastato completamente, ma riesce a salvarsi perché l'autobomba investe l'automobile che, che la sua auto stava superando e muore una mamma, eh, la signora Asta, con i suoi due gemelli di sei anni. Eh, e credo sia l'unico sopravvissuto sì. a un'autobomba un in assoluto, anche della mafia. Eh, la caratteristica è che per. La sua strage è stato utilizzato lo stesso Semtex, proprio lo stesso Semtex, che poi fu utilizzato per la strage di Borsellino e che fu anche utilizzato nel ten, in questa sorta di tentativo di strage alla Daura nei confronti Ma di, era stato di, usato, di Falcone era stato usato qualche mese prima, cioè alla fine del gennaio, alla fine del dicembre del 1984, anche Nell'attentato purtroppo riuscito al treno 904. L'Italicus. Eh. Ecco eh. come vedete già, eh, già la partenza. Due di... Due giorni dopo che avevo chiesto al ministro Martinazzoli l'anticipato possesso per andare a Trapani. Ecco come vedete già, già dalle premesse eh, lui ci racconterà cose che noi nemmeno possiamo immaginare. Allora, eh, prima di iniziare l'intervista, volevo ricordarvi come. Ho fatto tante volte che eh, Oval è una televisione indipendente. Se voi pensate che tutte quante le interviste che abbiamo fatto fino adesso e quelle che faremo sono, sono interessanti insomma, ed è giusto continuare a farle, per favore aiutateci, eh, aiutate Oval. Il, durante l'intervista appariranno tutte quante le informazioni per fare il bonifico. Allora, eh, io e Carlo Palermo ci conosciamo da 30 anni, forse di più. Eh, lui andò a Mosca nel 1992 per, perché all'epoca era parlamentare, insomma, inviato come dal Parlamento italiano per insegnare la legis legislazione antimafia al Parlamento russo e a come farla. Eh, però facevo anche altro. <ride> però contemporaneamente stava indagando anche sulla sua strage e non ha mai smesso di indagare sulla sua strage. Allora sono passati. 38, 38 30, anni 30, 30, avevo 37 anni, 37 anni adesso siamo, ne sono passati già 37. Ecco, quindi dopo, un bonus ecco, dopo 37 anni, eh, cosa ha scoperto? Perché quello che ha scoperto poi è importante per raccontare tutto quanto il resto, cioè qual è la cosa sconvolgente eh, che riguarda? La cosa sconvolgente è che. Eh, Proprio nel 37 anno successivo eh, all'attentato di Pizzolungo, che è intervenuto nel 37 anno della mia vita, quindi praticamente dopo eh, aver vissuto eh, un'intera seconda vita, io ho trovato a Trapani l'oggettivo riscontro della esistenza di quei rosa croce eh, universali che eh, erano già presenti nella mia inchiesta di Trento, nella parte in cui eh, mi imbattei a Sofia, relativamente alle centrali dei traffici internazionali in cui si incrociavano i traffici di droga, i traffici di armi, l'attività svolta dai servizi segreti dell'Occidente, intendendo come Occidente i paesi del vecchio continente europeo e quelli del nuovo eh, Occidente, cioè quello degli Stati Uniti, collegati. Collegati, si va bene, bene, con quelli dell'Est, e cioè con quelli sia del Medio Oriente che eh, eh, apparentemente erano collegati al terrorismo internazionale, ma anche all'Unione Sovietica. E non è un caso che nel periodo in cui io andai a Mosca nel 92-93, io fui stimolato ad andarvi, ricordiamo che è l'epoca appena successiva eh, al crollo del muro di Berlino, alla disgregazione dell'Unione Sovietica e alla prima occidentalizzazione di Mosca e della Russia, l'introduzione delle privatizzazioni eccetera, quindi le prime influenze occidentali. Io vi andai in particolare perché avevo già colto nel 92 immediatamente l'esistenza della, della componente dell'Est nei fatti eh, avvenuti nel 92 in Italia, cioè nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Eh. E, e, e contemporaneamente anche vi era una seconda eh, e che, che risultavano collegate agli attentati, in particolare quelli che riguardavano Giovanni Falcone. E poi, sempre con riferimento a Giovanni Falcone, che a quell'epoca era, eh, era saltato per aria mentre stava al Ministero. Vi era un secondo aspetto molto delicato di cui io ero a conoscenza e che riguardava atti di rogatoria internazionali che all'epoca vi erano ma che non ebbero seguito e che riguardavano i finanziamenti dell'ex Unione Sovietica nei confronti del Partito Comunista. E quindi io andai a Mosca formalmente ricevendo l'incarico dal presidente della Camera napolitano di essere svolgere le funzioni di osservatore presso il Parlamento russo in contatto con il capo della commissione antimafia russo che si chiamava Ashlankov. Ashlankov er mi risultava già essere stato in contatto con Giovanni Falcone. E conseguentemente io su tutti questi aspetti svolsi delle attività di collegamento eh, con la eh, loro, chiamiamola, commissione antimafia. Era un interesse che avevano a studiare, a esaminare quelle fattispecie di reato che eh, a, a noi già dall'epoca dell'uccisione del generale dalla Chiesa avevamo incominciato a formulare per eh, dare autonomia al reato di associazione mafiosa, quindi formalmente era quello l'argomento, però sostanzialmente io seguivo questi altri aspetti. E che evidenziavano le responsabilità che all'epoca già emergevano in capo a determinati personaggi del livello più elevato del governo di Mosca e della Unione Sovietica. Ricordo che parlo della uh, Unione Sovietica di Yeltsin e del sindaco di Mosca, di cui adesso non ricordo il nome, ma, di cui scrissi, ma su cui scrissi numerosi articoli su uh, avvenimenti, perché io non è che stavo fisso eh, lì a Mosca, quindi eh, stavo lì, facevo queste indagini, ritornavo in Italia, scrivevo articoli contro eh, diciamo, questi organismi internazionali che passavano da banche, da tutti quegli enti che io avevo già incontrato negli anni Ottanta, sono cose incredibili, pazzesche e queste sono rimaste tali da allora fino ad oggi. Quello che volevo capire perché tu hai fatto un accenno all'attualità, all certo? No? Allora, in questo momento è corso una guerra in Ucraina, eh, sorridi? <ride> eh, sì. Perché c'è qualcosa che, no, in, in questo momento è in corso una guerra eh, in cui la, la NATO al di là del, diciamo, della provocazione che ha mosso nei confronti della Russia, in cui la NATO ha avuto un ruolo e ha tuttora un ruolo, cioè è presente fisicamente. Mm. Eh. Allora, esiste qualche cosa, eh, diciamo, qualcosa che viene dalle tue inchieste che ha a che fare con questa guerra? Io purtroppo lo, lo so, so tutto. Eh, beh, siamo no, qui apposta per eh, ascoltare. Eh, io posso dire solo alcune cose perché non si possono raccontare in pochi minuti, perché certe semplificazioni in, questa, eh, in questi argomenti vuol dire eh, non solo svuotare del significato che cosa è la massoneria perché è in capo alla massoneria che esiste questo progetto ma uh, uh, le cose possono essere quindi spiegate eh, piano piano e io sto cercando eh, di scrivere in, nel seguito che eh, eh, sto appunto redigendo dopo il libro il patto eh, per spiegare quello che sta avvenendo e di cui però io vi posso già fino adesso anticipare che intanto gran parte di quello che io eh, posso già qualche cosa anticipare già io lo oh, costituisce oggetto di una mia denuncia presentata nel gennaio di quest'anno, cioè nel gennaio dell'anno 2022, e questa volta non solo alla procura della Repubblica di Caltanissetta, che era per il mio attentato. E quello di Falcone di cui mi sono sempre occupato in modo particolare. Questa volta però io l'ho presentato anche a Trapani, anche a Palermo, anche a Firenze e anche a Roma. Oltre alla Direzione Generale Antimafia eh, e mh. Antiterrorismo. Che dice Questo perché. Eh beh, sono oltre 200 pagine ah beh, diciamo, di materiale, la parte essenziale. Eh, eh, il concetto fondamentale è questo: ciò che ho scoperto l'anno scorso, con quel rinvenimento di carte e documenti dei rosacroce universali, universali, perché questo è quello che io ho scoperto. Stiamo parlando di massoneria, di massoneria. Mm. Pot scritto occulta, occulta, apocalittica. Che differenza c'è con la massoneria normale? Allora, il progetto di rinascita di Gelli venne scritto al fine... Il capo della loggia P2, spighiamo. Il capo della loggia P2 che, eh, diciamo, ebbe una espansione e un'espressione in particolare tra gli anni 70 e appena all'inizio degli anni 80 si fondò su un, cercò di realizzare un particolare progetto che è stato anche sequestrato e, e oggetto di analisi che venne sequestrato alla figlia di Gelli dopo che erano state trovate le carte eh, nel marzo dell'81 a Castiglion-Fibocchi. Il progetto di rinascita democratica, che praticamente è stato anche quasi tutto realizzato, eh, come è noto, riguardava che cosa? la infiltrazione della massoneria nelle istituzioni dello Stato italiano, Attraverso eh, eh, l'iscrizione eh, alla loggia P2 eh, dei generali, dei appartenenti ai servizi, dei magistrati, dei giornalisti, degli imprenditori, delle persone che contavano. E in questo modo eh, si doveva realizzare il progetto di rinascita democratica dell'Italia. Ecco, questo avviene appunto in quell'epoca e avviene anche la infiltrazione nella mafia non, eccetera però teniamo ben conto che è un soggetto, la loggia P2 che viene scoperto, vengono scoperti certi elenchi e, e quindi questo fine lo si legge nel questo progetto di rinascita democratica però leggendo proprio una delle prime norme già si intuisce che c'è altro, perché viene scritto a un certo punto nei primi articoli, esiste poi un organismo di non più di 30-40 rappresentanti che fungono da elementi di garanzia della loggia. E che rappresentano il comitato di garanzia per il governo universale. Che si intende per universale? Di tutto il mondo? Esatto. Mm. Quindi c'è anche nella relazione Anselmi, eh, cioè eh, la relazione che concluse gli atti di indagine sulla commissione parlamentare. P2 parlamentare. Ci stanno, purtroppo sono pochissime pagine, eh, c'è l'indicazione che il compito della massoneria non è quello semplicemente di svolgere delle funzioni di controllo e di governo a livello locale, territoriale di un paese, come era il progetto di rinascita democratico ma esiste un progetto di governo mondiale senza il quale la massoneria non esisterebbe mm. cioè la vera funzione della massoneria non è quella del controllo per le elezioni per gli appalti per eh, della Sicilia, della Calabria quello serve, è un po' come per la a mafia. No? Serve per il controllo territoriale, per il, per il controllo locale. Ma esiste un'altra massoneria che è quella che si spartisce il governo del mondo. E cosa dice questo eh, cosa andrebbe fatto in questo progetto universale? Ecco, questa è rappresentata da quei soggetti che sono distinti dai soggetti nazionali che sono tutti emersi, ma che sono rappresentati da, da elite di famiglie che nel corso dei secoli... Qualche esempio? Eh, I Rockefeller, eh, eh, i Rothschild, eh, eh, le principali famiglie seferdite che hanno... Costruito gli imperi bancari nel mondo e eh, 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 le oligarchie, e si parla di oligarchie non solo russe, le oligarchie che nei secoli passati hanno rappresentato le nostre monarchie. Cioè, in quegli atti che io ho trovato l'anno scorso. Che, in cui è nella definizione la parola universale, non... Ecco, eh, che cosa è scritto? Che quella massoneria è dietro la Costituzione dell'Italia e non a caso eh, i suoi colori, i colori dei suoi simboli, sono i colori che sono stati dati alla bandiera della Repubblica Italiana e loro risalgono e lo indicano scritto nei loro atti, quelli che sono sequestrati, cioè non è che lo dico io, lo dicono carte che sono state tenute segrete dal nostro Parlamento 40 anni. Chiaro? Quindi non sono io che lo dico e dicono che loro diciamo risalgono eh, ehm, sotto un profilo ideologico eh, al periodo dantesco eh, e cioè a tutto quel pensiero che è venuto nell'epoca del medioevo eh, un attimo fammi finire di parlare mentre sotto il profilo culturale, culturale loro arrivano indietro fino alla creazione, alla creazione perché esiste l'aspetto eh, misterico, eh, l'aspetto dei misteri, e l'aspetto eh, del richiamo all'arcana sapienza eh, della massoneria che è qualche cosa che trascende la massoneria quella diretta a governare il mondo che è venuta dal XVI-XVII secolo, ma che prima rappresentava quella cultura alternativa al cattolicesimo che è nato con l'avvento di Cristo, cioè mentre l'avvento di Cristo ha costituito anche sotto il profilo delle date, eh, diciamo eh, uno spartiacque da una certa data al, alle epoche successive, è esistita un'altra storia che è la storia che dalla creazione è arrivata all'anno zero, all'avvento all di Cristo, che non per questo eh, era formata o da disgraziati o solo da peccatori o da pagani o, o da cose. No, perché c'erano eh, le, le scritture bibliche che sono un retaggio anteriore. Gli ebrei incominciano a contare gli anni dalla creazione, non dall'avvento di Cristo. Allora, tutta quest'altra storia. Quest'altra storia fa parte della storia non conosciuta ma tramandata oralmente da famiglie, le quali nel passato si sono tramandate questa storia alter alternativa alla storia ufficiale occidentalizzata dopo l'avvento di Cristo, mentre nell'epoca più moderna si usa dire il 1717 l'anno in cui nasce la Massoneria e la Loggia di Londra, da quel momento lì in particolare, ma era già nata prima con Giordano Bruno, diciamo con tutti que quei soggetti di menti elevatissime, che non c'è il cui pensiero non aveva niente a che vedere con il, il governo nel mondo ma che costituivano la massima espressione del pensiero. Ecco perché erano presenti in Mozart, in Leonardo, negli architetti, nei migliori poteri. Poi, quando con l'industrializzazione ha incominciato a divenire oggetto di desiderio il governo del mondo, eccoti, tact. Quelle famiglie che eh, hanno incominciato trasversalmente a occuparsi delle indie, dei commerci, delle monopolizzazioni eh, e eh, della, la prima cosa che ha costituito oggetto di affari è stata l'esportazione della massoneria e quindi con la scoperta, con la cosiddetta epoca della scoperta dell'America la prima cosa che è stata esportata negli Stati Uniti, che cosa è stata? La massoneria europea, cioè quella prussiana, quella eh, tedesca, quella francese quella dei paesi nordici dell'Inghilterra e quella dell'Italia questa massoneria qui è quella che è stata portata, papale papale, negli Stati Uniti che hanno rappresentato in quell'epoca la valvola di sfogo delle popolazioni, perché anche allora si verificò la sovrappopolazione. Solo che ci, fu, ci furono gli Stati Uniti d'America che offrirono alle popolazioni surplus che in quel periodo di tempo si erano create e determinate, lo sfogo per trovare uno spazio di arricchimento, di coltivazione, di cose eccetera e di, soprattutto di recepimento di quella massoneria alla quale da allora fino ad oggi Ripeto, da allora fino ad oggi, anno 2021, viene demandato il compito di svolgere le funzioni di essere l'imperialista del mondo. Perché fino al 21? Perché in, in particolare negli ultimi 40 anni c'è un soggetto che... Prima rimane nell'ombra e poi piano piano sale, piano piano sale, piano piano sale e cresce fino ad arrivare eh, nelle, prime dei, nelle prime due decine degli anni 2000 al, a superare l'imperialismo dell'Occidente eh, dell nuovo non dell'Occidente vecchio, dell'Occidente nuovo, quello ricopiato dall'Europa, perché non dimentichiamoci che eh gli Stati Uniti copiano tutto, non è che sono originari, non è che hanno originari i monumenti, no, loro copiano le cose nostre. Ecco, ecco perché a Washington ci sono tutti i simboli della massoneria, ma non perché la loro massoneria è più antica, no, perché loro realizzano quei simboli per eh, indicare che sono loro che in quel momento tengono il potere fino a, quando, fino a quando lo dovrebbero perdere e dare e riconoscere un altro eh, potere eh, a un soggetto che prima dormiva, riposava, cresceva piano piano. Cos'è questo? È l'Est. E l'Est è stato sempre collegato, la Cina all'Unione Sovietica cioè non dimentichiamoci che quando c'è stato il conflitto mondiale venne creato non solo la NATO. La NATO è stata creata per l'Europa, ma eh, nei paesi dell'Est dell'Oriente, nell'estremo Oriente nacque si chiamava la SEATO che era un organismo internazionale equivalente e che ricomprendeva i soliti paesi, però anche l'Australia, la Thailandia, diciamo quelli eh, che rientrano un po' nel controllo eh, eh, che dovevano tenere sotto controllo a quell'epoca. Eh, il comunismo dell'Unione Sovietica e il comunismo della Cina. E l'epoca le, delle guerre in Corea, eh, in Vietnam. E noi dobbiamo, se vogliamo ricostruire la storia, la dobbiamo ricostruire così, ecco, e allora noi ci rendiamo conto da questa lettura che non è che noi oggi viviamo qualche cosa che all'improvviso si sono svegliati. I russi a fare la guerra, no, è l'evoluzione. Noi oggi rappresentiamo e viviamo il momento di un resettaggio di potere perché è venuta a maturazione il momento in cui il vecchio occidente, rappresentato dal vecchio continente mediterraneo. E il, e il nuovo uh, Occidente, cioè gli Stati Uniti, hanno di fatto perso il primato della superiorità nel mondo e quindi negli anni eh, su appena successivi all'abbattimento del muro di Berlino hanno impedito la crescita dell'Europa. Hanno impedito una vera Europa eh, con diciamo, le mazziate che, in particolare, ha ricevuto l'Italia proprio per le sue alleanze trasversali che aveva fatto con l'Oriente. E questa è la prima frase con, scritta sopra: Britannia, ok? Eh. E quindi, diciamo, c'è il crollo già dalle fondamenta delle nuove, della nuova Europa nel momento in cui nasce l'Europa di Maxricht che viene nasce decapitata dei suoi fondamenti della possibilità di realizzare un'Europa dei popoli allora, nasce un'Europa far... della moneta scusa se ti fermo un attimo perché se, eh. se no hai fatto la storia dell'umanità se no le persone si perdono allora, una cosa per volta eh. Allora, stiamo parlando dell'Ucraina. Eh. <ride> allora, eh, scusa, io voglio ritornare all'attualità, cioè all'Ucraina. Che cosa ha a che fare l'Ucraina con questo sistema? Cioè cosa è successo? Partiamo dall'oggi, per favore. Ieri ne abbiamo, ne abbiamo parlato. Che cosa la Nato ha a che fare con, con questa guerra? Che cosa hanno a che fare quelle persone che, hanno, che in qualche modo stavano dentro quei traffici di armi tutto hai scoperto all'epoca? Io, io ripeto, posso dire solo alcune cose perché eh, ne sì. richiede altre. Però, quello che dico già sono chiare, quelle che vi posso anticipare già sono chiare. E, e si ricollegano esattamente a quanto ho detto Pocanzi. Eh, eh, la fase che noi oggi stiamo vivendo è, è la prosecuzione della fase che abbiamo attraversato in Europa e in Italia negli anni 92-93, quando eh, è nata la nuova Europa, ma è nata a sovranità limitata. È nata sovranità limitata perché il potere, il potere era nelle banche. Nelle... È inutile che sto ad approfondire questi Beh. argomenti. Però se prendiamo un libro che io ho scritto in epoca non sospetta perché è uscito nel 2018 la bestia, io già evidenzio allora che nell'anno per dire, di Giovanni Falcone, ecco. Eh, si assiste a una trasformazione della Nato. Cioè, intanto noi sappiamo che eh, la disgregazione dell'Unione Sovietica che subentra al crollo del muro di Berlino riduce di moltissimo il, il territorio l'ampiezza del territorio delle, dell della vecchia Unione Sovietica, in quanto molti paesi non ne fanno parte, a cominciare eh, da quello in cui eh, era, eh, era stato siglato il patto di Varsavia, antagonista. Beh, si, si riduce quella Si riduce, okay. ok. Ma poi, come io già noto ed evidenzio, Analizzando i fatti retrostanti, gli episodi del 92 e del 93, crescono, incominciano a crescere, degli altri soggetti di infiltrazione nei paesi del, eh, dell'orbita dell'est, vicino all'Europa. E sono tutti indicati con dei nomi eh, che si chiamano USAI, NED, e sono delle associazioni private, chiamiamole, che costituiscono gestazioni, cioè sono formate da, sempre dagli Stati Uniti, sempre dalla Nato, ma non hanno il marchio Nato. Sopra. hanno il marchio eh, di soggetti privati benefattori e diffusori delle idee eh, liberali americane della civiltà ma questo eccetera. che cosa ha a che fare con l'oggi che cosa ha a che fare con l'oggi che queste qui indicate da me una per una con tanto di riferimenti bancari, di, eh, perché questi enti privati, privati sono paralleli alle istituzioni parlamentari europee e usufruiscono dei finanziamenti degli Stati Uniti, della Commissione europea e di personaggi come Soros. Hey, ma che, fanno come, enti? che cosa fanno? Divulgano le idee della Nato e dei benefici. Dove? In particolare in Ucraina, e stanno esattamente nel paese eh, e anche eh, sono in Ucraina, eh, anche in Moldavia, di cui si sta incominciando a parlare. Guardatele perché sono scritte dentro il mio libro, che ve lo cito anche la pagina, e sono indicate. E poi vi è un altro soggetto che, ripeto, io ho già indicato eh, alla magistratura italiana prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. E ve lo dico perché rappresenta l'elemento di contatto tra il nostro Presidente del Consiglio e questi centri di potere che sono in Ucraina. Ed è la McKinsey, la società McKinsey. E qui si arriva al cuore del problema. Al cuore del problema. Servono altri cinque minuti per spiegarlo, e, e diventa chiarissimo: diventa chiarissimo e limpidissimo. Allora, eh, Vogliamo prendere come è stato fatto il governo Draghi? Lo, eh, è semplicissimo. Il, eh, è stato nominato dal Presidente della Repubblica Mattarella, ovviamente molto in ritardo eh, rispetto alla necessità di presentare il progetto per il nuovo programma di sviluppo green recovery plan. È giusto? Lo sappiamo tutti. Eh, già è una informazione di elite, invece, il fatto che eh, il presidente Mario Draghi si sia avvalso per fare in un mese quello che gli altri paesi eh, avevano già eh, scritto, organizzato, sia pur con molto più modeste pretese di finanziamento, però l'avevano già fatto, si avvale di una società di consulenza che ha sede dove, tu cioè sei giornalista, eh, se conosci questi argomenti lo dovresti… Non so, adesso chiedo a te se tu… Chicago, allora, è una società di consulenze internazionali che è sparsa nel mondo, è sparsa nel mondo, cioè praticamente loro sono consulenti dei governi, consulenti delle amministrazioni dello Stato e svolgono quindi un'attività privata perché sono privata liberista, ricordiamoci che Chicago esprime il liberismo più puro eh, anche di Obama, ecco, e quindi eh, ci avviciniamo alle correnti di pensiero che eh, sono quelle divulgate dal, eh, eh, per fare presa. Sulle idee comuniste, è giusto? Sì, sì. Ecco. Allora, che cosa accade? Che questa società gestisce a livello mondiale questa attività di consulenza acquisendone la conoscenza a livello governativo di tutto quello che avviene, perché fanno la previsione dei progetti, le cose, eccetera. Draghi si affida a questa McKinsey. Eh, con, affidando un incarico per 40 giorni, per 40 giorni e affidando l'incarico di eh, raffrontare e rapportare il progetto di sviluppo italiano con il progetto di sviluppo degli altri paesi. Mm. Dico per inciso, dico per inciso, eh, conosci il. Presidente della BCE che ha sostituito Mario Draghi. La donna. Sì, eh, 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 come si chiama? Eh? Eh, eh, mi sfugge adesso il nome. Eh, lei, che è stata la persona che è succeduta a Mario Draghi, è stata presidente della McKinsey. E una caratteristica della McKinsey è che chi ha ricoperto incarichi nella McKinsey poi rimane sempre, eh, diciamo, diciamo, collegato. E questo cosa ha a che fare con l'Ucraina? Aspetta un attimo. Intanto cosa ha a che fare con l'Italia? Allora, prendiamo il periodo del 92 e prendiamo il periodo del 2021, il marzo in cui viene formato il Recovery Plan. Allora, che cosa avviene? Che nel 2021 e nel 1992, 93-94 viene svenduta la parte delle società immobiliari e delle società eh, dello Stato. Sì. Ok, su questo siamo d'accordo. Non ci voglio entrare dentro. Sì, 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 andiamo andiamo, andiamo per categorie. È stata svenduta. Sì. Svenduta che vuol dire che l'elemento eh, materiale di proprietà dello Stato viene ceduto a soggetti eteronomi, cioè di esterni all'Italia. È chiaro? Sì. Quello che io ho rappresentato. Eh, che ha fatto Draghi, a che cosa è assimilabile? È svendita di che cosa? Dell'attività di governo. Perché eh, l'attività di governo dovrebbe essere governo dell'Italia, secondo le idee dell'Italia. Ma se tu metti il, le idee di governo dell'Italia, le sostituisci con le idee di governo della McKinsey, è evidente che tu introduci una anomalia nel processo decisionale del, di quello che sarà, che cosa? L'indebitamento degli italiani, è giusto? E che cosa? Quando sono scaduti i giorni... Eh, che do l'Italia doveva presentare e ancora, no, no, ma non i 40 giorni che aveva dato alla McKinsey. Che cosa fa eh, Draghi? Fa la telefonata che compare anche sui giornali in alla Ursula von der Leyen e gli dice così: state tranquilli, garantisco io. Lo ricordi queste frasi? Garantisco io, io chi? Io Mario Draghi, il governo o la McKinsey? Se è la McKinsey che fa il progetto, ma che cosa noi abbiamo fatto? Abbiamo fatto il progetto delle istituzioni italiane o abbiamo realizzato l'indebitamento degli italiani attraverso le idee liberiste di Chicago? Allora, nel 1992 fino al 2008 l'Italia ha svenduto il patrimonio dell'Italia. Quello che ha svenduto oggi, e prima è andato a ricevere il 31 gennaio 2020, il giorno della dichiarazione dell'emergenza, è andato in Germania a ricevere il premio della Croce d'Oro tedesca. La prima, il, il primo riconoscimento che ha ricevuto Draghi l'ha ricevuto dalla Germania e poi dall'Italia, ma è concepibile e il progetto viene fatto ricevendo dei, dei suggerimenti formati dalla McKinsey, Pagato lo sai quanto? 25.000 euro, figurati un po' perché? perché serve per sfuggire alle norme che riguardano l'assegnazione degli incarichi. E allora è, è possibile che eh, i 200 quanto sono miliardi vengano eh, individuati, suggeriti e consigliati da una società. Con una così, e perché? Ma perché? perché? loro già ce l'avevano quelle delle attività programmate e svolte dagli altri paesi. Ma allora eh, il progetto di sviluppo Green non è un progetto di sviluppo non dell'Italia, non dell'Europa, ma è di un soggetto eteronomo, statunitense, americano. Okay? Ho chiarito la mia idea, questa è rappresentata nella mia denuncia se mi si vuole controdenunciare, si sappia che quello che io sto dicendo adesso è scritto già nel gennaio del 2020 del 2022, consegnato a queste eh, eh, co eh, autorità eh, de de della magistratura. Ecco, detto questo, la McKinsley la McKinsey è presente in Ucraina esattamente nelle vicende che riguardano la sua trasformazione nel 2014 in quella che oggi è, perché la McKinsley è stata dietro l'operazione di rivolgimento che c'è stata nel 2014 e ricordiamolo bene, è stata quella questione che è stata oggetto negli eh, Stati Uniti del conflitto tra Donald Trump e eh, il presidente Joe Biden e che ha costituito oggetto primo dell'impeachment. E Donald Trump ha avuto ragione perché eh, L'avevano messo in stato d'accusa, ma il Parlamento l'ha assolto. E il motivo, diciamo, de, che era a fondamento di quella controversia, era il fatto che eh, Trump si doleva che in Ucraina ci fossero stati dei, eh, delle operazioni che erano avvenute favorendo il figlio di Joe Biden, mi pare che si chiami... Forse Hunter tra... Biden. Eh, ecco, e la Monsanto. la Monsanto. E qui si apre tutto un altro campo perché è, quell è quella società che ha rilevato la Biden, eh, la Bayer, eccetera, che costituisce un centro affaristico universale nel quale già mi ero imbattuto, guarda caso, nell'esame nell della guerra del Vietnam per la realizzazione delle bombe orange, quelle che continuano a tutt'oggi a determinare la nascita di bambini deformi e rispetto ai quali non si vedono le immagini. Perché ci fanno vedere le immagini dell'Ucraina, ma quelle che sono state le immagini che hanno eh, realizzato un vero genocidio nel Vietnam eh, con le vittime che continuano a nascere deformi. Per Ramon Santo che ha preso l'appalto di tutti i, 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 i generi alimentari. Proprio come compenso dell'operazione di rovesciamento avvenuto nel 2014, denunciato da Illumina. Trump e eh. ritenuto peraltro le accuse di Biden infondate, tanto che è stato respinto, solo che poi Trump è stato fregato dalla pandemia e, e dagli effetti della mm. pandemia. E quindi certe cose. Ecco, allora eh, se si vede che. Eh, tra i soggetti che erano dietro i, i centri di potere che hanno realizzato eh, l'operazione del 2014 chi c'era? Chi c'era? Io posso mostrare il documento, ma l'ho già mostrato dieci volte. Ah, su beh, Facebook eh, no, la McKinsey, allora oh. voi oh. mi dovete spiegare. Come è possibile che se la McKinsey è stata dietro l'operazione di rovesciamento del 2014, che sappiamo che ha avuto dei dittatori che sono finiti sulle carte Panama Papers, o, o sbaglio? Sbaglio? Sì. No, no. ecco. Eh, eh, per gli ascoltatori che non conoscono vuol dire nei paradisi fiscali. Quelli tra cui oggi si cercano i sovietici, ma non si cercano quelli ucraini o quelli italici. Chiaro? Ecco, allora eh, se noi ve, ci rendiamo conto che dietro l'operazione del 2014 ci sono stati, eh, c'è stata l'USAI. E tutte quelle società che io ho indicato sono scritte nel mio libro La Bestia con riferimento al 92, cioè a quelle operazioni che fecero crollare l'ipotesi di un'Europa forte. E oggi, io, la prima parola, le prime parole, quando è entrato il primo carro armato che è passato di qua, ho detto: L'Europa è fallita. L'Italia è fallita, il mondo è fallito. Perché è così? È così? Perché siamo governati non più dai governi, perché ai, ai governi sono state sostituite le multinazionali perché la pandemia è servita tramite il controllo di massa e il terrore e l'isolamento delle persone a far sì che in tutti tutti i paesi del mondo eh, alle democrazie di qualsiasi livello fossero oh, espressione eh, si sono sostituiti stati autoritari che hanno compresso le varie libertà e ci siamo abituati ad accettare i governi che in nome della solidarietà di mostrarsi tutti uniti, eccetera, e, e, si cede, si è ceduta la propria sovranità prima negli, ne, nella svendita degli, delle proprietà dello Stato, poi nella svendita dell'attività di governo a questi centri di potere che sono negli Stati Uniti e che sono privati, privati. E che guarda caso vanno a coincidere con gli strumenti di diffusione di massa e così via di seguito. Io non è che dico che eh, 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 la verità è quella che ho io oggi puntualizzato, io dico che quella che io ho qui descritto corrisponde alla indicazione fin dal Club di Roma che venne realizzato, venne creato negli anni 60-70 eh, con Rockefeller e tutti i potentati, gli Agnelli, eh, Peccei eh, eh, e il Vaticano, e il Vaticano è con l'altro alleato dell'Ucraina. Non dimentichiamoci che qui si... Eh, si Combatte in una battaglia che quelle famiglie definiscono l'Apocalisse. Ecco, il riassetto che sta avvenendo oggi è quello: conseguentemente, le parti oggi stanno assumendo le parti di quelle che si spartiscono quello che sarà il nuovo mondo. Questa è purtroppo sinteticamente la realtà. Allora, eh, l'intervista spero che eh, vi abbia fatto scoprire molte cose che non sapevate prima, eh, soprattutto per quanto riguarda gli scenari e i collegamenti che sono stati fatti dal passato col presente. Intanto, ringraziamo Carlo Palermo per averci raccontato tutte queste cose. E, e vi ricordiamo che se pensate appunto che eh, noi dobbiamo eh, continuare a svolgere questo lavoro, per favore aiutateci attraverso quelle, eh, gli IBAN che vi sono apparsi nel corso di questa intervista. Grazie mille, grazie di essere stato con noi e buonasera a tutti quanti.